La conoscete la storia della bambina con i capelli rossi? No, non Anna, un'altra. Buongiorno, buon caffè. Anche questa è una perla scivolata fuori dalle ultime pagine del libro Seneride, chi abita i cieli, che come sempre fornisce degli spunti preziosissimi. Racconta di un paese in cui c'è un'assenza di pioggia, c'è una siccità che dura da troppo tempo, e di un parroco che decide di chiedere a tutta la popolazione di recarsi in chiesa a pregare per avere la pioggia, perché torni la pioggia e finalmente sia sanata questa ferita della siccità. E tutti gli abitanti accolgono favorevolmente questo invito, si recano tutti in chiesa per chiedere l'intercessione, per poter avere finalmente la pioggia, per tornare a coltivare i campi. E tutti arrivano in chiesa con i rosari, con le immagini sacre che hanno a casa loro. Tutti tranne una bambina, la bambina coi capelli rossi. La bambina non porta con sé degli oggetti sacri, non porta dei rosari, porta un ombrello rosso. La differenza è tutta lì, è nell'avere la certezza che quello per il quale ci stiamo impegnando, che non vuol dire evidentemente soltanto la preghiera, anche, ma questo per chi ritiene che la preghiera abbia un effetto perché c'è una fede di mezzo, ma pensiamo semplicemente a qualcosa per cui ci stiamo impegnando. Ecco, questo per il quale ci stiamo impegnando alla fine produce il risultato. Mi porto dietro l'ombrello? Mi porto dietro l'ombrello vuol dire avere la sicurezza quando andiamo dal cliente a parlare, per esempio, o la sicurezza di certe azioni quando sono impegnato ad aiutare gli altri, i figli, il coniuge, gli amici, quello che volete voi. Portare l'ombrello vuol dire realmente credere di poter cambiare le cose, nel modo giusto si intende, Perché in fin dei conti a rigore la bambina ha fiducia non nella sua azione, ma nel dono che riceverà. Quindi forse anche questo, senza andare a toccare la fede, è un punto sul quale dovremmo riflettere. Certe volte le cose ci arrivano, certe volte le cose sono sì in qualche modo collegate a quello che facciamo, ma non con la relazione causa-effetto, ma con una relazione più labile, più fragile, ma altrettanto vera. Quali sono i vostri ombrelli? In che modo vi portate dietro l'ombrello? Buongiorno e buon caffè.